Ciao a tutti ragazzi, sono io Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi vi porto in un campeggio, barra villaggio, abbandonato. Stiamo già entrando. Madonna. Aspettate. Dici che si sentono adesso. Un po' da davanti, dai basso. Così sentiamo. Stai già registrando? Sì. Allora ragazzi, stiamo un po' addentrando. Questo campeggio era sul mare ed è stato abbandonato non tanto tempo fa, circa 4-5 anni fa. Ragazzi, facciamo pausa, vi... È stato... Era il cancello. Ragazzi, metto pausa. Cosa? È il cancello? Ragazzi, metti in pausa il video, riprendo quando vediamo qualcosa di interessante. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Adesso entriamo. Allora ragazzi, siamo arrivati ad una prima destinazione. Questa era probabilmente un bar per i biglietti, che visto che qui c'è l'ingresso, è stato completamente devastato. Allora ragazzi, qui ci sa che... Ragazzi, guardate, qui c'è la nostra possibile seconda destinazione. Mi fermo qua perché guardate, sono in mezzo a nulla e qua è tutto distrutto. Aspettate, continuiamo il nostro percorso. Ok ragazzi, siamo arrivati alla terza destinazione. Questi no, cosa c'è? Ah, niente. Qua questi erano dei bagni, niente di che. Andiamo. Sentiero che porta. Poi qui c'è il sentiero che portava alla spiaggia, o da lì, adesso non lo so. Ah sì, da lì. E qui c'è un'altra parte del campeggio, però magari questa la andiamo a vedere la prossima volta, andiamo di là. Allora ragazzi, questa parte qua, anche se là c'è una casa che dice molto rassicurante, ci vediamo la prossima volta, continuiamo ad andare dritti perché altrimenti ci perdiamo. Allora... Sì, ma qua ho idea che ci abiti qualcuno. Che ci abiti qua? Barboni. Ragazzi, questi erano tipo i bungalow. Esatto. Questo era un esempio di un bungalow. Questa era la stanza da letto, questa era la cucina e quello è il bagno. La stanza da letto. No, qui. E questo è un armadio a muro. Ma cosa c'è? Il bagno. La veranda. Attenzione. La veranda. È anche carino. Sì, è molto bello. Mezzo tutta la vegetazione. Tieni. Sì, è molto bello. Credo che sia una delle esplorazioni più belle che abbiamo mai fatto. Eh sì, veramente bella però. Veramente bella come campeggio, come location. Poi c'è un'altra casetta. E continuiamo ad esplorare, però dobbiamo sbrigarci ragazzi perché sono le 16:30, tra circa 5 minuti viene buio. Barra 10, viene buio, quindi dobbiamo un po' sbrigarci. Allora ragazzi, forse lì c'è una piscina.
Forse è una piscina, però non siamo sicuri. Dopo andiamo a vederci, prima andiamo a vedere di più gli edifici, tipo le case, roba del genere. Oppure andiamo a vedere direttamente la piscina. Allora ragazzi, questa è la piscina. Dopo ci andremo magari un po' più da vicino. Adesso proviamo ad andarci da qua. Ragazzi, questa è la piscina vista da un po' più vicino, però dopo, se ci rimane tempo, ci andremo ancora più vicino. Aspetta, no, perché si vede così male? Ok. Ragazzi, qui la gente mi sa che si metteva con le tende, tipo... Ecco, infatti c'è il percorso, qua ci si accampavano, adesso ci sono tutte sterpaglie. Però prima qui ci si accampavano. Prima volta che entro in un posto abbandonato mi sento rilassata al fatto che non ci sia nessuno. Oltre perché questo è all'aperto. Ok ragazzi, qui c'era tipo una pista da ballo, vedete? Perché qui è tutto in marmo. Qui c'è sabbia, ma guardate. Qui è puro marmo. Proprio puro. Ragazzi, guardate lì, il tetto è venuto giù. Questo era palesemente un bar. Lì ci sono anche i bagni. Però dei bagni a noi non è che ce ne freghi più di tanto. Dio santo, qui è pieno di vetri. Aiuto, ok. Ma quanto è grande sta roba. Aspetta, dobbiamo vedere lì. Allora ragazzi, qui è il retro del tipo della discoteca, roba del genere. Ah, qui ho capito dove siamo. No, non è una palestra. Ho capito dove siamo. Qui era tipo la reception. Guardate i video su YouTube. Sti murali, sto il cavolo. Brutti Morales. Aspettate, quelli sono i bagni che dopo andremo a vedere. E poi qua non sembra esserci tanto, tanto altro. Che dopo lì si va al mare. Qui c'è sempre dove è crollato il tetto. E dopo qui non c'è niente. Poi qui ci porta al mare. Perché se guardate, là c'è il mare. Poi qua c'erano delle altre piazzole dove potersi sempre accampare. Andiamo un brevissimo, facciamo una breve pausa qui che andiamo a vedere il mare. Andiamo qui a guardare il mare in 10 secondi, ora prima. Guardate il mare. Ok, qui c'è il campeggio, ma siamo usciti perché qui è crollato tutto. Guardate là, c'è la torre. E qui c'è il mare, ma è pieno di nebbia. E poi sta venendo anche buio, quindi direi di continuare l'esplorazione, perché se non continuiamo rischiamo veramente di restare dentro al buio. E non mi va assolutamente. Ok ragazzi, questo è il mare visto da... Avete capito? E continuiamo la nostra breve esplorazione, ma tanto ci è rimasto poco, sembra. Ragazzi, quello lì è venuto da qua e era da dentro anche lui. Ma cosa fa? Mi ha fatto fare un infarto. Porca miseria. Ma cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Sì, ma... Ragazzi, non so se vedete là dietro c'è quell'uomo che sembra stia controllando quello che noi stiamo facendo e dobbiamo assolutamente scappargli. Entriamo da qua, così non ci facciamo vedere. Da qui? Ah no. Ragazzi, no. Papà, se ne sta andando. Sta andando. Magari lo becchiamo. E la bicicletta dove? L'ha lasciata lì. Vuol dire che torna.
Ragazzi, quello non sappiamo veramente cosa fare. O ci sbrighiamo e torniamo dentro, usciamo subito, subito. Oppure dobbiamo fermare l'esplorazione perché c'è quell'uomo lì che ci sta inseguendo. Ragazzi, ha lasciato lì anche la bicicletta, meglio lasciar stare. Non c'è un'entrata secondaria da qua. Anche questa non mi è mai capitata. Ma dici che fosse stato dietro di noi tutto il tempo? Io non l'ho visto entrare. Ma ragazzi, ma voi che mi avete visto anche dietro le spalle, per caso ci è inseguito nell'esplorazione? Questo dubbio. Aspettate ragazzi, facciamo la parte 2 tra poco.